Riprendono a fine mese i lavori per costruire i pennelli e le dighe sommerse che difenderanno la costa di Chiavari da erosione e mareggiate. I lavori tra Bar Quattro Archi e Piazzetta dei Pescatori continueranno sino a maggio. Troppi ritardi, cancellazioni di treni e di servizi per i viaggiatori. Regione Liguria ha sanzionato Trenitalia per il mancato rispetto dei livelli minimi di servizio nel 2023. Penale da 3.200.000 euro. Proseguono le catechesi sullo Spirito Santo. La fede, ha spiegato il Papa, libera dal pensiero che tutto finisce e che non c'è riscatto dalle sofferenze che regnano sulla terra. Poi l'invito a lottare per la pace. Borzone riaccoglie il grande crocifisso. Dopo un anno e mezzo è stato ricollocato sull'altare maggiore nella chiesa abbaziale di Sant'Andrea Apostolo. Nel cuore della povertà cubana, la ricchezza della missione, il racconto dei giovani diocesani che hanno prestato servizio nella diocesi di Santa Clara, raccontato questa sera in Missione Mondo. Pallanuoto, la Prorecco scende in vasca domani a Zagabria contro il Mladost, sfida tra le due squadre più vittoriose in Europa. I biancocelesti hanno il favore del pronostico. Buongiorno dal nostro telegiornale. In apertura, Chiavari con le opere di difesa della costa. Stanno infatti per riprendere gli interventi per costruire i pennelli a difesa della costa nella zona compresa tra Via Risso e Piazza Gagliardo. Questa mattina il punto sull'opera che verrà realizzata nei prossimi mesi. Sentiamo Emanuela Castello. A fine ottobre inizia a Chiavari la costruzione dei pennelli ortogonali alla costa e delle dighe sommerse per garantire la difesa da erosione e mareggiate. Ripartiremo con l'apporto di materiale solido da terra nella cella 2, quindi rivedremo camion che scaricano materiale della pezzatura corretta prevista dal progetto sul litorale. Successivamente che cosa verrà fatto? Successivamente ci saranno le lavorazioni da mare che vengono fatte con due pontoni che rimoduleranno gli scogli che sono ancora presenti adesso nei pennelli orizzontali e verranno inseriti naturalmente nuovi massi che sono quelli che vengono portati per concludere i pennelli, diciamo, nella conformazione a progetto. È una parte del più ampio progetto che Regione Liguria ha finanziato con 14 milioni e mezzo di euro. Concluso il rifacimento dell'argine destro del Rupino, costruiti due pennelli fra la foce del torrente e il Bar Quattro Archi, ora si passa alla cella 2, ossia il tratto fra questa zona e la Piazzetta dei Pescatori. Non stiamo realizzando delle spiagge, ma stiamo realizzando un intervento di protezione della costa con un approccio differente diciamo, da quello che era precedentemente, che ha portato ai fenomeni di erosione. Il materiale lapideo che viene inserito ha una funzione di limitare l'energia e quindi del mare e quindi l'erosione. Il tutto è stato implementato dalla presenza di barriere soffolte, che sono delle dighe vere e proprie, delle barriere che però sono sommerse, che evitano che si disperda il materiale in funzione del moto ondoso e nel contempo vanno a fermare un gran parte dell'energia di alcune mareggiate. Lo stesso finanziamento coprirà anche i successivi lavori alla cella 3, più complessa per criticità e profondità, ossia quella compresa fra Piazzetta dei Pescatori e la zona fra Colonia Fara e Villa Piaggio. Obiettivo: ottenere in futuro un nuovo, molto oneroso finanziamento per arrivare fino al confine occidentale del comune. La cella 2 deve terminare a maggio del 2025. Poi, come già successo negli anni precedenti, ci sarà il periodo di sosta estivo per ripartire per la cella 3. Con le forti mareggiate del 2023, che sono state le mareggiate particolarmente intense e lunghe, effettivamente uno dei pochi punti, diciamo, del litorale di Chiavari dove si poteva stare in sicurezza era proprio quello dove è stata fatta la cella 1 e completata, mentre dalle altre parti purtroppo abbiamo subito gravissimi danni. Ora la cronaca: un turista svedese di 50 anni ha accusato un malore da ipoglicemia questa mattina attorno alle 7 a Punta Chiappa di Camogli. È stato necessario l'intervento del soccorso alpino e speleologico Liguria e Vigili del Fuoco. L'uomo è stato visitato e stabilizzato, quindi accompagnato a Punta Chiappa, dove è stato recuperato dall'elisoccorso Drago, che lo ha trasportato all'ospedale San Martino di Genova. Troppi ritardi e cancellazioni di treni liguri nel 2023. In questi giorni la Giunta regionale Ligure ha quantificato la penale da applicare a Trenitalia per il mancato rispetto dei livelli minimi di qualità. Sono 3.200.000 euro che saranno usati per i viaggiatori. Sentiamo.
Disagi di vario tipo che colpiscono chi viaggia sui treni. Per questo motivo una partita penale che Regione Liguria ha chiesto di pagare a Trenitalia per il mancato rispetto dei livelli minimi di qualità per l'anno 2023 saranno usati a vantaggio dell'utenza o per servizi aggiuntivi o attraverso bonus per chi ha patito ritardi, quelli che si possono richiedere attraverso il sito di Trenitalia. Quest'anno, spiega la Regione, è passato dal 10 al 20%. Pochi usano questo fatto di andare sui siti di Trenitalia Regione, di controllare se la propria linea, perché abbiamo suddiviso la Liguria in 5 linee, se la propria linea ha subito quei ritardi percentualmente superiori allo standard di qualità concordato, che dà diritto al bonus. Quindi io per adesso invito i pendolari ad andare a controllare se la loro linea ha subito ritardi, ad esempio nel mese di luglio, visto che siamo ad ottobre e agosto, e quindi farsi rimborsare i mensili. Ovviamente per gli annuali se ne parla alla scadenza. Una delle priorità, spiega Osso Utenti, è di rendere più semplice questo procedimento. In generale, i motivi della penale, che ammonta a 3,2 milioni, sono i troppi disservizi rispetto a quelli che sono gli accordi del contratto di servizio stipulato tra Trenitalia e Regione. Parliamo di ritardi, cancellazioni, ma anche di biglietterie che non funzionano o pulizie non adeguate. Tra le cause principali dei ritardi c'è la presenza di cantieri aperti sulla rete. In questo caso, secondo gli utenti, si dovrebbe anche cercare di comunicare con più trasparenza verso i viaggiatori, spiegando che ci possono essere ritardi e per quale motivo succede. È sbagliato non dare informazione, perché indubbiamente non che ci si rassegna, ma uno capisce di più perché arriva in ritardo. Molte volte invece nella mancanza di informazione ci si arrabbia, ci si inquieta, insomma, di questi ritardi, perché non è stato adeguatamente spiegato che ciò può succedere. L'aumento del costo dei biglietti è un altro punto. Le associazioni dei consumatori dicono che il contratto di servizio, che prevede ogni anno un aggiornamento annuale ai costi dell'inflazione. Noi abbiamo fatto una strenua battaglia per dire che i viaggiatori abituali, cioè quelli che per motivi di lavoro, di studio, lo prendono tutti i giorni, non hanno ricevuto un euro di aumento, e nello stesso tempo, come dire, chi ha avuto un aumento per quest'anno l'ha avuto molto contenuto, molto al di sotto di quelli che sono stati i tassi di inflazione degli ultimi 4 anni. Rimaniamo in tema di trasporti, perché a Chiavari sono state aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per l'anno 2024-2025 per gli alunni di 15 e 16 anni di età residenti nel comune e frequentanti istituti del territorio comunale. La domanda dovrà essere presentata online entro il 26 ottobre collegandosi al link presente sul sito del comune. Il richiedente dovrà essere in possesso di identità SPID. Ora la pagina ecclesiale, che apriamo con l'udienza generale del mercoledì. Il Papa ha proseguito il ciclo di catechesi dedicato al tema dello Spirito Santo, spiegando cosa significa che c'è una presenza che dà la vita. Al termine, un nuovo appello per la pace. La fede libera dall'orrore che tutto finisce, che non c'è alcun riscatto per la sofferenza e l'ingiustizia che regnano sulla terra. Così il Papa spiega perché si dice che lo Spirito Santo dà la vita, liberando dalla legge del peccato e dalla morte. Lo fa durante l'udienza generale del mercoledì. Anche in questo caso la catechesi è dedicata appunto allo Spirito, in particolare a come è presente e operante nella vita della Chiesa. Francesco ricorda che dal Concilio Ecumenico di Costantinopoli nel 381, che viene ufficialmente affermata la divinità dello Spirito Santo, che appartiene al mondo del Creatore, non a quello delle creature. Lo Spirito è una presenza vivificante che dà la vita nuova. Dove sia in tutto questo consolante notizia per noi, qual è? È che la vita che ci dà, che ci è data dallo Spirito Santo, è vita eterna. San Paolo scrive che colui che ha resuscitato Gesù dopo la morte è lo stesso che resusciterà le persone attraverso il suo Spirito Santo, che abita anche in ognuno. Coltiviamo questa fede anche per chi spesso, non per colpa propria, ne è privo e non riesce a dare un senso alla vita. E non dimentichiamo di ringraziare colui che con la sua morte ci ha ottenuto questo dono inestimabile. Al termine dell'udienza, il Papa ha rinnovato ancora una volta l'appello per la pace. L'invito, questa volta, non è solo di pregare, ma, usa proprio queste parole Francesco, di lottare per la pace. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina,
la Palestina, Israele, Myanmar. Fratelli e sorelle, non dimentichiamo che la guerra sempre, sempre è una sconfitta. Non dimentichiamo quello e preghiamo per la pace, lottiamo per la pace. L'Abbazia di Sant'Andrea Apostolo di Borzone riaccoglie il grande crocifisso dopo un anno e mezzo di restauro, un momento molto importante per la Chiesa e per la popolazione affezionatissima a questa scultura collocata sull'altare maggiore sin dall'Ottocento. Il grande crocifisso dell'Abbazia di Borzone, dopo un anno e mezzo di restauri, viene reinstallato sull'altare maggiore. Abbiamo restaurato, grazie al benefattore, grazie a tante persone che si sono interessate, lo storico crocifisso dell'altare maggiore, un'opera del Settecento. È un momento che rientra in tutta quella serie di interventi di restauro che l'Abbazia ha visto iniziare nel 2000. Collocato nella chiesa abbaziale, presumibilmente da inizio Ottocento, il crocifisso ha preso il posto del polittico di Sant'Andrea di Carlo Braccesco, oggi custodito al Museo Diocesano di Chiavari. Sembrerebbe di capire che sia arrivato a inizio Ottocento, quando il Cardinal Spina, arcivescovo di Genova, era anche abate di Borzone. Si sa che lui appunto aveva donato numerosi beni e anche un crocifisso grosso, che è presumibilmente questo. 187 centimetri di altezza, un lungo restauro condotto dal laboratorio Giustina Dreveno di San Salvatore di Cogorno. Ne abbiamo fatto l'intervento di reintegrazione pittorica, che è quello che poi è il risultato finale, che ci poi gratifica anche di tutto il lavoro che c'è a monte di tutti i restauri. La scultura rappresenta un esempio di Cristo spirante che torna al suo posto su una semplice croce, conclusa in canti lignei intagliati e dorati, stilisticamente riconducibili a fine XVIII, inizio XIX secolo. Una buona notizia è che, specialmente se si considera l'emergenza e le necessità che ci sono di recupero e di salvaguardia del patrimonio storico, artistico della nostra diocesi. Nella puntata di Missione Mondo, in onda questa sera alle 21 su Teleradio Pace al canale 12, completeremo il ciclo di testimonianze raccolte da Don Maurizio Prandi relative all'esperienza che quattro giovani della diocesi di Chiavari hanno potuto sperimentare nella missione di Santa Clara a Cuba. Vediamo alcune anticipazioni. Sono partiti da Chiavari con 12 valigie più bagagli a mano per attuare una missione che non fosse solo personale, ma in qualche modo rappresentasse tutta la diocesi. E da subito abbiamo pensato, bisogna coinvolgere le comunità, che le comunità sentano che questa non è solo la nostra esperienza, ma l'esperienza di tutti noi. Uno spirito che i quattro giovani delle parrocchie di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante e San Pier di Canne a Chiavari hanno subito incarnato, sentendosi sostenuti dalle loro comunità di origine. Sia in quei momenti lì che sono stati prima della missione, che durante poi la missione anche siamo stati molto in contatto con la gente qua delle parrocchie. Ho cercato di costruirla giorno per giorno e arrivati comunque a condividerla con la mia comunità. Mi sono sentita di dire gioia, perché l'idea proprio di andare a Cuba a me dava gioia. L'incontro con la realtà cubana ha presentato anche qualche difficoltà, soprattutto linguistica, ma ha subito aperto orizzonti nuovi. La passione che ci mettono i ragazzi, che anche se sono piccoli, qualche bambino magari davvero delle scuole elementari, mi sono sembrati tutti con l'obiettivo di rendere questa settimana un bel momento. A me piaceva come il fatto di entrare nelle comunità, che alla fine poi il fatto che comunque tutti partecipassero, non fosse solo il sacerdote che parlava, bene o male poi non era sempre la stessa, perché poi le persone si focalizzavano su cose diverse. In particolare l'aiuto alle persone più povere, che spesso sono gli anziani che rimangono sull'isola. E sono le persone che in questo momento ne hanno più bisogno e sono più aiutate dal servizio molto prezioso, importante, della mensa dei poveri di Cascale, un servizio davvero prezioso in questo momento che stiamo facendo
alle popolazioni, no, della nostra missione. Il tema delle truffe di grande attualità è stato al centro di un affollato incontro ospitato nella sala del Consiglio Comunale di Santo Stefano di Magra alla Spezia. L'obiettivo è mettere in condizione il cittadino di riconoscere l'inganno e attuare azioni di prevenzione per se stesse e per gli altri. In ragione del successo dell'evento ne verrà riproposto un altro a Genova nella sala multimediale del Matitone mercoledì 23 ottobre dalle 18 alle 20. La conferenza sarà aperta a tutti e avrà lo scopo benefico perché saranno raccolti i fondi per Anita, bambina genovese di 4 anni affetta da una grave forma di leucemia. Chi fosse interessato a partecipare può inviare una mail a scuolaformazione.convegni.ge@gmail.com. Saranno accettate le prime 70 iscrizioni, il termine è il 21 ottobre. Tutte queste informazioni le trovate anche sul nostro sito teleradiopace.com. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi ci ritroviamo con tutti gli aggiornamenti e lo sport. Italiani in attesa, questo è il titolo di Avvenire. Il Censis fotografa le seconde generazioni, cittadini con la scuola ma legati alle comunità. La Premier sulla scelta dei centri per la permanenza dei migranti in Albania, un modello. L'Europa pensa ad hub di ritorno, scontro sulla esternalizzazione di questi centri per migranti. La Mare Ionio, la nave ONG, disobbedisce e viene fermata. Banca Mondiale per 700 milioni di persone, meno di 2,15 dollari al giorno, poverissimi per 30 anni ancora. E poi Meloni venerdì in Libano, i maroniti dicono è un crimine i bombardamenti sui civili, e intanto Israele prepara la risposta all'Iran. Una manovra da 25 miliardi, quello del governo italiano, il primo sì dal Consiglio dei Ministri, tra accise e un contributo volontario dalle banche, le detrazioni con il quoziente. E poi ancora dalla prima pagina, il G7 in Umbria della disabilità, Solfagnano, l'Italia gioca la sua carta, industria in l'Ilva riaccende l'altoforno e Taranto protesta. Siamo sulla prima pagina del Secolo XIX, manovra il via dalle banche un contributo di 3,5 miliardi di euro, ma anche il terminal Spinelli, concessione annullata, sentenza del Consiglio di Stato, ma la revoca non è scontata e vertice in authority, si cerca una soluzione che tuteli i lavoratori. Il gruppo ha 700 addetti. E poi Toti, inchieste, opere, scintille tra Orlando e Bucci, l'ex ministro dice con me si cambia, il sindaco di Genova risponde non sono in continuità. E poi l'indagine genovese, una nuova indagine, ipotesi appalti pilotati sulle opere pubbliche nei guai 18 funzionari, appalti appunto con vino, cene, benefici nei guai alla cricca delle opere pubbliche, 18 sotto indagine della procura per aver frazionato le gare sotto la soglia di legge in cambio di favori e regali. Veniamo nel Tiguglio, città troppo sporca, rifiuti abbandonati, Rapallo 800 fermati in meno di un mese dalle guardie ambientali, i primi controlli sui proprietari di cani per le dotazioni igieniche e da domani anche gli ispettori di Aprica, gestore del servizio di raccolta della spazzatura. E ora la linea passa ai colleghi del Cittadino di Genova. Il Cittadino numero 36 di questa settimana, con le principali notizie dedicate all'apertura dell'anno pastorale in diocesi domenica 13 ottobre con la celebrazione in cattedrale e la presentazione dei seminaristi che domenica 20 ottobre saranno ordinati diaconi in San Lorenzo. In due pagine l'approfondimento sulla figura del diacono e l'intervista ai due ordinandi Gabriele Barbieri e Francesco Quelloller. Verso la giornata missionaria mondiale con la veglia diocesana che si svolge venerdì 18 ottobre alla Consolazione. Un approfondimento sul cammino della pastorale familiare in vista della giornata diocesana delle famiglie nella prossima domenica 27 ottobre. Notizie dal territorio con l'inaugurazione delle grandi opere di messa in sicurezza e il restauro della volta nella parrocchia San Martino d'Albaro. Come sempre spazio agli approfondimenti, allo sport e alla cultura. Tutte le altre notizie all'interno del giornale, sulla nostra app e su www.ilcittadino.ge.it. Ora agli aggiornamenti, c'è un'evoluzione meteorologica che riguarda anche il Levante. Come sapete, dalle 8 di questa mattina è scattato l'allerta gialla per quanto riguarda il centro ponente ligure, ma c'è un aggiornamento ARPAL che riguarda la giornata di domani. Allora ci colleghiamo subito con la redazione, per noi Giacomo Rizzi.
Esatto Cristina, intanto un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo. In vista del peggioramento delle condizioni meteo previsto nelle prossime ore, ARPA ha aggiornato l'allerta meteo per temporali. Nel Levante della Liguria, quindi diciamo la zona C, quella che include anche il Tigullio e il Golfo Paradiso, fino a poi tutto lo Spezzino, l'allerta sarà gialla dalle ore 16 di oggi e poi arancione dalle 9 di giovedì sui bacini piccoli e medi. Per quanto riguarda invece i bacini grandi, sarà gialla dalle 9 di giovedì. Stessa situazione per la zona E, quella dell'entroterra tra Genovesato e Levante. Nelle zone B e D invece, ossia centro ed entroterra tra centro e ponente della Liguria, l'allerta gialla sarà da mezzogiorno di oggi a arancione dalle 9 di giovedì. Nel ponente la zona A sarà sempre gialla. Per quanto riguarda i scenari, le condizioni generali fino a tutto venerdì sono quelle che dovrebbe essere favorevole l'instaurarsi della convergenza fra i venti, ossia lo scirocco caldo e umido da sud-est e i venti settentrionali più freddi e secchi. A seconda della loro intensità avremo diverse intensità e posizionamenti delle precipitazioni. In generale sono previste piogge diffuse e temporali che saranno caratterizzati da spostamenti molto lenti e un elevato rischio di stazionarietà dei fenomeni più intensi, soprattutto nel centro, nella Levante e nella parte orientale dell'area D. Nella notte fra mercoledì e giovedì ci sarà una attenuazione dei fenomeni, mentre giovedì dal pomeriggio entrerà poi sulla Liguria la parte più strutturata della perturbazione. Per il momento è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, abbiamo ancora un aggiornamento di cronaca. Tre persone tra i 18 e i 25 anni sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di aver partecipato ad una rissa in un locale del centro a Sestri Levante insieme ad altre 10 persone. È accaduto la scorsa notte e i tre sono stati medicati al pronto soccorso di Lavagna per contusioni e ferite multiple da arma da taglio prima di essere portati nelle camere di sicurezza in attesa di processo. Ora la pagina sportiva. Domani la Prorecco è a Zagabria per la seconda partita del girone di Eurocup contro il Mladost. I biancocelesti arrivano dalle vittorie con De Acker in campionato e Duisburg in coppa. Sentiamo. Prorecco contro Mladost Zagabria, una sfida tra una squadra che è la più vincente di sempre a livello europeo con 11 Champions League e una che ne ha vinte 7 ed è quindi la seconda insieme al Partizan. Non male per una partita di girone di Eurocup, la seconda competizione continentale per importanza dopo appunto la Champions. Al di là del palmarès, mentre la Prorecco è arrivata quasi sempre fino in fondo negli anni 2000, l'ultima Champions della squadra croata risale al 1996. Sulla carta la Prorecco è favorita, arrivando dalle nette vittorie in Coppa contro il Duisburg e in campionato con la De Acker. Il Mladost ha perso nelle ultime due partite, in Eurocup e in Regional Liga. I giocatori della Prorecco invitano comunque alla prudenza. La partita adesso contro Vlado sarà veramente difficile, loro hanno perso e hanno perso delle partite importanti e sicuramente vogliono rifarsi. Noi comunque ci stiamo lavorando tanto, stiamo preparando la partita e sarà una partita tosta. Loro hanno giocatori pesanti, tanti giocatori della nazionale croata e andremo lì a provare a vincere la partita. Tra i punti forti della squadra croata c'è la grande fisicità dei suoi giocatori. Il piano tattico della partita della squadra di Sandosukno cercherà di usare questo a suo vantaggio. In questi giorni stiamo lavorando molto l'aspetto tattico di movimenti e cose per farli muovere in difesa e stancarli, visto che sono pesanti, dobbiamo fare di tutto per farli stancare in difesa, così in attacco non ci arrivano così freschi. La partita inizia alle 20:45 a Zagabria, ci sarà anche Cannella, assente contro il Duisburg per squalifica. E ora vediamo quali sono gli appuntamenti nell'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per mercoledì 16 ottobre. Al Museo Raccolto e Frugone di Genova Nervi viene inaugurata la mostra sul pittore Joaquín Sorolla y Bastida, l'impressionista mediterraneo. Sarà possibile visitarla fino al 26 gennaio con orario 9:19 dal martedì al venerdì e dalle 9:30 alle 18:30 il sabato e la domenica. Ultimo giorno per ammirare la mostra Navi e Stelle allestita nella Torre Civica di Chiavari. Per chi vuole approfondire il legame tra mare, imbarcazioni e costellazioni, l'ingresso è aperto al mattino dalle 10 alle 13, al pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30.
Alle ore 16 nel salone principale di Palazzo Spinola a Genova si terrà il terzo concerto d'autunno. A esibirsi al pianoforte sarà Giorgio Florio, che suonerà musiche di Brahms e Chopin. Nella sala livellata di Via del Pino a Chiavari, di nuovo appuntamento con i corsi di cultura. Dalle 16.15 alle 17.30 Daniele Lazzarin terrà una lezione di letteratura da titolo L'arte del raccontare, la novella di Alatiel di Boccaccio. Il Centro Famiglia Tigullio propone il laboratorio sensorialmente rivolto ai bambini di età tra i 7 e i 24 mesi. L'appuntamento è dalle 17 alle 18 nella sede di Via della Cittadella a Chiavari. La Biblioteca Fasce Rosse di Sesto Levante organizza fantasticamente incontri di letture per bambini e famiglie in collaborazione con l'educatrice e libraia Nicoletta Salomone. L'appuntamento a partecipazione è gratuita e alle 17. Doppio appuntamento con la Scuola di Teologia della Diocesi di Chiavari. Alle 18 sulla piattaforma Zoom si terrà la lezione La Chiesa Evangeli Apocrifi. Qualcosa è stato nascosto? Mentre alle 21 nell'aula magna del seminario ci sarà l'incontro dal titolo Siete davvero certi che le migrazioni si possano fermare? Il nostro telegiornale termina qui, l'informazione serale alle 19.15, 20.20, 22.45. Grazie a tutti dell'attenzione, buon pomeriggio.